collegati con il nostro consueto appuntamento con la salute e l'informazione sanitaria. Oggi parliamo di una patologia che penso affligga moltissime persone, forse più le donne che gli uomini. Questo poi lo chiederemo al nostro ospite in studio, la dottoressa Emanuela Salomone, ortopedico. Parliamo oggi di osteoporosi, dottoressa. Che cos'è innanzitutto l'osteoporosi? È una malattia degenerativa dell'osso, subdola. Nel senso che non si avverte la presenza dell'osteoporosi? Non si avverte, se non con piccole sintomatologie, dolori diffusi, si evidenzia decisamente con la frattura. Ma perché dobbiamo preoccuparci di osteoporosi? Se ne sente parlare sempre. Da dove deriva questa preoccupazione? Che è subdola, nascosta, e la prima evidenza è una frattura. Ma quindi è molto frequente ed estremamente diffusa come patologia? È diffusissima in tutte le età, uomini e donne. Io pensavo che ci fosse una sorta di incidenza nella popolazione femminile, perché ci può essere una relazione tra l'osteoporosi e la menopausa, ad esempio? Assolutamente sì, una delle cause è la perdita degli estrogeni con la menopausa. Un'altra importantissima e la familiarità. Nel senso che se mia mamma ha sofferto di questa patologia? Assolutamente sì, se ha sofferto prima degli 80 anni, dopo gli 80 è parafisiologica. Ho capito, ma lei ha detto che l'osteoporosi è una patologia che è diffusissima sia negli uomini che nelle donne, ma soprattutto a qualsiasi età. Quindi, mi scusi questa domanda un po' da profana, non è legata all'invecchiamento? Può avvenire anche, può comparire in età precoce, ad esempio nei bambini o negli adolescenti, l'osteoporosi? Assolutamente sì, perché è legata all'alimentazione, alle abitudini voluttuarie, vino, fumo, ma da droghe. Come viene diagnosticata questa patologia? La diagnosi prima di tutto è una visita dal proprio curante. Su dei sintomi di dolori diffusi, arrachide, alle ossa. Dopodiché ci vogliono degli esami, prima di tutto ematologici e urinari, dosaggio del calcio, della vitamina D, del paratormone. E già da questi tipo di esami uno può pensare di essere affetto da osteoporosi? E sono già indicativi, precisamente di osteoporomalacia. Cioè, è il rachitismo dell'adulto, l'osteoporomalacia, e il rachitismo del bambino. Ma il rachitismo era molto diffuso in passato, quando c'erano problemi nell'alimentazione o carenze vitaminiche. È ancora presente nella nostra società contemporanea? È ancora presente per la carenza di esposizione al sole, per la carenza di apporti dietetici, di proteine, di attività sportive, motorie. Quindi come posso fare per prevenire l'osteoporosi? Prima di tutto un'alimentazione, cioè? Adeguata. Quindi apporto di calcio, vitamine, minerali, proteine, fosforo, insomma latticini. Latticini. Ci sono anche attività fisica? Attività sportiva a tutti i livelli proprio. Però mi scusi, se io pratico molto sport, in qualche modo logoro, utilizzo tantissimo le mie ossa, non dovrebbe essere il contrario, no. Fare un'adeguata attività fisica? L'usura a livello cartilageneo. Non è osseo, anzi, stimolando la muscolatura, tiri sull'osso attraverso i tendini e quindi stimoli il trofismo. Quindi l'attività fisica andrebbe da una parte, se ho capito bene, promossa in età infantile per tutta una serie di motivazioni, ma in una persona anziana che già è affetta da osteoporosi e quindi ci può essere una maggiore facilità alla frattura? Che tipo di attività fisica uno può svolgere? Ad esempio una camminata? Camminate con scarpe adeguate, ammortizzate, ginnastica dolce. Leggo la domanda di un telespettatore. Ho l'osteoporosi, è pericoloso farmi operare per una frattura vertebrale o devo aspettare poi per riprendere a lavorare? Di per sé l'intervento per un cedimento vertebrale non è pericoloso. E l'iniezione dentro una vertebra di un metacrilato, un cemento. In qualche modo mettono un collante.
No, si mette prima un palloncino che viene riempito sotto guida TAC, viene riempito con un tipo cemento, per cui dal collasso completo della vertebra, e vi faccio vedere cosa diventano le vertebre con l'osteoporosi, quando c'è un collasso ancora peggiore di questo, si inietta sotto guida TAC un palloncino all'interno e poi si riempie di cemento e si riporta Alle alla dimensioni dimensione naturali. originale. Ma una mia curiosità, dottoressa, questa, la prima, diciamo, vertebra è È normale. normale. Questa invece è una vertebra che ha l'osteoporosi. Che è già collassata. Ma in questo caso, di fronte a un collasso, quali sono le conseguenze sul nostro fisico? Un dolore persistente, invalidante. E quindi anche difficoltà anche a muoversi, a fare certi movimenti? E Assolutamente sì. Sì, questo può avvenire, come ha detto lei, in età adulta, ma anche in un bambino? proprio il cedimento vero e proprio solo nel raghitismo. Ma questo tipo di intervento poi si può fare anche a un bambino? No, No. no, ai bambini no, sono in crescita. No. E quindi cosa succede nei confronti per un bambino Fai che... un'indagine ematologica attraverso i pediatri, ovviamente. Se c'è una carenza di vitamina D, va integrata. Quindi a questo punto la domanda è spontanea, come si cura l'osteoporosi? Si cura ad ampio raggio con alimentazione adeguata, ginnastica e terapie di supplemento calcico, calcio, vitamina D, fosforo, magnesio, potassio, minerali. Va bene, ma se perché allora poi io devo intervenire chirurgicamente? Cioè, nel caso, lei mi ha detto, se collassa, tra virgolette, la vertebra, bisogna intervenire chirurgicamente. Non necessariamente si deve intervenire. Quando c'è un collasso totale, il paziente è talmente dolente e invalidante la sua vita che devi rialzare la vertebra. Rialzando la vertebra, il dolore sparisce immediatamente. Per cui una persona potrebbe convivere con l'osteoporosi per tutta la vita, semplicemente con una terapia. Ho Assolutamente sì. capito. Una telespettatrice ci scrive: cosa può fare mia madre? Ha 56 anni, in menopausa, e da poco ha scoperto di avere un principio di osteoporosi. Prima di tutto va dal curante, gli spiega i suoi sintomi, il curante decide che tipologia di esami ematologici e urinari da fare, poi a quell'età per legge non puoi e non devi fare la densitometria, salvo ci siano dei fattori di rischio molto importanti di familiarità, si fa un ultrasuono di calcagno che misura la densità dell'osso del calcagno, che è l'osso più simile alle vertebre. Cioè, allora mi spieghi, lei ha parlato di questo tipo di esame che viene fatto prima di una certa età, quindi, Sì. ed è tipo uno screening. È uno screening che misura anche l'elasticità dell'osso, non è invasivo perché si mette il piede, il calcagno dentro un macchinario che ti misura la spongiosa, l'elasticità e la quantità di calcio presente. Mentre la densitometria ossea. Si fa per legge nelle donne dopo i 65 anni, negli uomini negli over 70. Perché gli uomini sono sempre avvantaggiati, gli capita sempre più tardi l'osteoporosi rispetto alle donne. L'osteoporosi maschile è più brutta perché di solito è secondaria a patologie degenerative, diabete, forme reumatiche. Cioè, nel senso che nella donna è una sorta di posso dire, fisiologica Fisiologico, proprio l'osteoporosi. mediamente è un fisiologico abbassamento del tenore calcico nell'osso. Invece negli uomini, se non c'è una familiarità, potrebbe anche non comparire. Può non comparire, esatto. Sono abbastanza fortunati da questo punto di vista rispetto alle persone. Lei ha parlato di densitometria ossea e di l'altro esame che non è... Ultrasuono di calcagno. Ecco, in questo caso sono tutti e due esami che vengono prescritti dal medico curante, ma ci Sì. sono altri tipi di esami oltre a quelli ematochimici e questi che servono per accertare l'osteoporosi? No. Importanti no. Una lastra,
non accerti, accerti già i danni dell'osteoporosi. Però possono essere magari mal interpretati certi sintomi dell'osteoporosi, perché lei parlava di un malessere diffuso alle articolazioni, che un po' a me viene in mente l'influenza, dato che siamo in un periodo di stagionalità. Per cui cosa differenzia questo malessere rispetto ad un'altra patologia? Cioè, nel senso che è persistente, la persona se ne rende conto perché ha difficoltà a muoversi, ha questo dolore continuo? Principalmente il dolore continuo nel rachide, dorso lombare. E invece, quindi, se uno ha questi sintomi si dovrebbe rivolgere al medico curante? Sì. Si deve rivolgere al medico, il medico la visita, la persona, e dalla visita capisci se è un problema artrosico o un problema di osteoporosi. Ho capito. Dottoressa, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma penso che proseguiremo in questa chiacchierata sull'osteoporosi e sulla fragilità ossea, perché credo che sia una delle patologie che più ci tocca da vicino a tutti, indipendentemente da maschi o femmine, da adulti o più giovani. Per cui la invito ancora a partecipare a un'altra puntata e invito i nostri telespettatori a seguirci. Alla prossima, grazie e arrivederci.